Tac. Michele Fusco, nei giorni scorsi, per una settimana mi pare, su Radio 3 Rai, ha condotto la rassegna del mattino, prima pagina. Quando è stato sabato che hai finito? Infaustamente, perché la sinistra mi ha definito un uomo di destra, che è un buon risultato, sì. Secondo me. Porti a casa un buon risultato quando vieni definito dal giudizio inappellabile della sinistra come uomo di destra. Io t'ho ascoltato un giorno. Come te, peraltro, che sei destrissimo. Sì. E ti ho apprezzato molto. No, per la capacità di mettere le parole, disporle sul rigo. E oggi egli si trovava nei pressi della mia abitazione. Scusate, ma io vengo da un'intossicazione, quindi ho un aspetto assai tragico. Io non riesco a sollevare, no, perché anche il mio non è... ma comunque... Gli ho detto, allora, passa qui da casa e questa... diciamo, a bozzo di rassegna, la facciamo qui. Ho portato la giornalata fresca. Hai portato... Io mi scanso perché mi faccio abbastanza la roba. No, ma perché? No, dobbiamo stare insieme. No, non me la sento. Ma faccio schifo. Ma no, narcisistico. Sono a casa tua. Vuoi... Tu a casa tua sei sempre dentro. Mi vuoi brutto? No, sei sempre dentro casa tua. Va bene, allora. Il padrone di casa. Di cosa vorresti? No, ho portato la giornalata fresca perché tutti gli argomenti che sarebbero importanti li tralasciamo totalmente. E parliamo dell'unico argomento inutile a cui Repubblica dedica una pagina intera. Mostra la già. La mostra. Rula Gebral. Io censurata perché rappresento l'Italia inclusiva e tollerante. E questo fa paura. Firma una pagina, no un 60 righe. Sai quando si diceva al giornale... Beh, fammi un 60-70 righe, 80, ma proprio... 80 sono tante. 80 sono tante. Tu sei scrittore, sì, quante no, cartelle... Ma lascia perdere, io i giornali li ho frequentati. E quindi, diciamo, adesso i giornali 80 righe le considerano un sacco. Un sacco. Perché sono molto più brevi i pezzi. A meno che non si tratti di Pietro Citati. Vabbè. Ma quelli sono i Zevironi, sono paginate. Ti arriva il pezzo di Barbapapà la domenica e tu... Ma quello non credo sia lunghissimo, a meno che lui non voglia raccontare i suoi incontri col Papa. Se ha beccato Francesco durante la settimana, sono pezzi, come diceva questo, no? Quindi c'è una pagina intera con foto di Rula e firma di... si dispone... E viene scelto da Repubblica un grosso calibro per l'intervista. È Gad. È un'intervista. Sì, un'intervista di Gad Lerner. Sì. Che in qualche misura ha per i mondi di cui Rula si interessa anche lui una vicinanza. Lui è nato in Libano. Lui è nato a Beirut, se non ricordo male. Quindi insomma, eccetera, eccetera. Oh, sarebbe l'argomento del giorno questo. Non so se ti rendi conto, no? Nel senso che lei sarebbe stata chiamata a Sanremo da Amadeus. Allora, intanto ti chiedo, io mi sono fatto un'idea, ma vengo qui a casa tua e chiedo al padrone di casa, come mai Amadeus ha pensato a Rula come una esponente di calibro per Sanremo nel mondo? Soprattutto ci stupisce Amedeo. Amedeo ci stupisce? Perché Amedeo lo pensavamo al massimo... Che potesse con Gabriel Pontello potesse, diciamo, avere come e invece ha pensato a Rula. Amedeo, io lo vedo tutte le sere. Non credo si chiami Amedeo, no, ha un altro nome. Amadeus glielo diede Cecchetto. Me l'ha detto Pippo Baudo. Ma non si chiama Amedeo. Pippo è cattivo, no? No, c'è un altro nome. Perché diciamo Amedeo? Mi dice se no, non si chiama. Si chiama Amedeo. Ce lo diranno come si chiama. Vabbè, i tuoi lettori sono in. Perdibili, ci dicono sempre le nostre mancanze.
Quindi Amedeo, perché ha scelto Rula? Io mi sono fatto una mia idea, ma voglio sapere No, da la mia te. sensazione è così come Zalone ha scelto di farsi sceneggiare da Virzì, è la stessa cosa. Una protezione. Non lo so se è una protezione, però cioè, sono mondi abbastanza distanti fra loro. Io intanto Comunque, faccio vedere una pagina, eh. però No, la indubbiamente, mia. ma qual è il fascino di Intanto, Rula? Una anche bella una ragazza. bellissima ragazza, ma questo non No, no, no. darebbe come dire No, no, l'imprimato, no. il bollino blu. Ci sono tante belle ragazze e ne No, no, un sono passate attimo. tante a Sanremo. No, un attimo. È una giornalista, Giornalista, e allo stesso esperta di tempo, Medio di Oriente, Medio Oriente, allo stesso tempo ha un aspetto. È stata col pittore Giulia Schnabel. Schnabel, quindi diciamo una ragazza. Dedica una domanda al vecchio Gad, dedica una domanda al lato glam che le viene anche contestato. Ma io Contestato dico no, grazie. Amadeo, Amadeo, Amedeo. Amedeo, che io ricordo soltanto perché quando giro e faccio verso le 7:30, 8:00 una rapida carrellata su cosa, be lo becco ai soliti ignoti, che è l'espressione, lo zenith de della sua profondità. Ecco. Allora, io penso che Amedeo, scusami, Amedeo, è andato là e ha preso degli Ma autori se per lo vuoi Sanremo. chiamare Amadeo, per me non c'è No, ha niente. preso degli autori, no? Allora, si sono guardati in faccia, senti Amedeo, ma tu non fai un cazzo nella vita di profondo, ti dobbiamo, no? Sarà come Valsecchi quando è andato con Zalone, o Zalone stesso, anzi, si è detto che con Luca Medici. Si è detto, io mi devo dare una profondità, cosa che invece gli autori hanno detto ad Amadeo. Tu ti devi dare una profondità, noi possiamo dire solo cazzate qua, dobbiamo. Cioè, non so, No, da Fazio in avanti. Silveria Mazza. Come si chiamava Silveria Mazza? Silveria era Valeria, Valeria Mazza. Valeria Non Mazza, solo Valeria Mazza. Argentina. Argentina. Dal momento in cui il prima e il dopo, il giorno zero è Fabio Fazio, quando Fabio Fazio ha portato Gorbaciov. Come no? E Pippo Baudo racconta la storia del furto dei soldi. Ah. Nel senso che dentro a Gorbaciov una busta dove c'erano 300 milioni. E poi No. sono spariti quei soldi. Ah, E ecco. Gorbaciov, quando ha visto Baudo, gli ha detto: sei un ladro. E poi gli hanno Questo lo spiegato, racconta lo Baudo. racconta Baudo, sì, da È soldi fantastico. 300 milioni spariti. Ah, ecco. Quindi dico che da quando Fabio Fazio fa un e porta Gorbaciov. E porta quello che viveva, diciamo, dove a San Diego, in una casa di vetro bellissima, lo scienziato straordinario, te lo ricordi? Ah, quello lì è anziano. Sì, anziano, molto bravo, scienziato meraviglioso No, e anche Rubbia. ironica, no? Rubbia, il premio Sì, Nobel sì, sì, Rubbia, sì, sì, sì. accipicchia, acciderboli, ci verrà. Ma comunque, che se non ci viene, i tuoi lettori lo hanno capito. Quindi gli autori lo guardano e dicono: ma tu non hai fatto una mazza nella vita, hai fatto sempre delle pirlate, ti dobbiamo proteggere. Cioè, hai fatto qualcosa, hai fatto. Qualcosa hai fatto? Hai lasciato la tua compagna Ma questo non lo storica e ti sapevo. sei messo con Giovanna, quella che faceva la scossa. Questa è la cosa più significativa della vita di Amadeo. Questo non lo Cioè, la sapevo. scossa era quella bella ragazza che ballava a un certo punto, faceva Si è la messa musica. con. Sì, Ma Giovanna. sai tutto. No, tutto questo. Sai tutto. E sono venuto qui nella casa di chi sa tutto. Vabbè. Comunque, ecco, e quindi gli dicono questa cosa con grazia, perché l'autore è sempre un po' sottomesso al conducatore di Sanremo. Quindi, no, non è che puoi E dirgli hanno non scelto, fai un siamo già cazzo. sugli 8 minuti. E allora la chiudiamo E qua. chiudiamola. Chiudiamola con la domanda decisiva che gli fa Gad. Ecco, sentiamo cosa La dice il grande domanda nostro. decisiva, Gaddone gli dice. Ma a proposito, dice qua, so che collabori a testate giornalistiche importanti, hai lavorato alla CNN e bla, eccetera, eccetera. Credo che però qui da noi ti vengano addebitate come una colpa il profilo glamour, la frequentazione del jet set, dice Gad. E lei risponde, chiedo solo di essere giudicata per il mio lavoro, è troppo. All'Università Americana di Roma per 9 mesi. Ho seguito la borsa di studio assegnata a 5 giovani siriane vittime di guerra all'Università di Miami. Ho l'incarico per un PhD intitolato Persuasione, Propaganda e Genocidio. È vero, in Italia ho avuto una figlia da un artista bolognese, di cui io non so nulla. Anch'io. Poi c'è stata la relazione con il regista, che
che è più famoso come pittore, ma certo, ma lei dice, ha fatto il film su cosa, sì, no? Vabbè, o magari Gad che ha semplificato così. Ha semplificato il regista Julian Schnabel. E questa è una notizia che anch'io non sapevo, io ho sposato il banchiere Arthur Archul, tra parentesi, entrambi ebrei, tra parentesi lo mette. Ma non mi sono mai rilassato. Chi, entrambi ebrei chi? Schnabel, immagino, sì, e Archul. Rula invece è palestinese. È palestinese. Ma non mi sono mai rilassata e ho continuato a impegnarmi nel lavoro. Benissimo, perfetto. Noi siamo contenti per perfetto, perfetto. Quindi possiamo chiuderla qua. Non mi sono mai rilassata e mi sono sempre impegnata nel lavoro. Si è sposata bene, ha detto, lo conviene, ne conviene e lo conviene. Perfetto. Ti ringrazio di avermi ospitato per un caffè qui a casa tua. Michele Fusco. Pac.